Hola! Hola a tutti e benvenuti e benvenute nel nostro video dei prodotti fini di mangerecci. Mangerecci, che numero è questo, te lo ricordi? Il aia, non è preparata, però non me lo ricordo nemmeno. Allora, vabbè, troverete il numero sotto nel titolo. Allora, bando alle ciance, la chicca la trovate di nuovo in pigiama, non perché viva perennemente è nuovo! Figlia, il pigiamino nuovo, ma perché non sta bene, c'ha un po' di raffreddamento, un po' di febbriciattola, insomma sta un pochino scroccatella. Però ho detto, allora amore, facciamo questa cosa, ci facciamo il video dei prodotti finiti, così ti tiri sul morale e poi ci mettiamo a fare un po' di compiti, perché ragazzi qui dobbiamo essere sempre ligi al dovere. Luna si arrabbia, ecco, oggi è tutto il giorno così, e quindi bando alle ciance e ti ho pestato l'alluce, amore, non si dicono queste cose, accavallando le gambe l'ho pestata, vabbè, non importa. Allora, partiamo subito. C'è questo qua che è uno yogurt alla greca. Allora, abbiamo terminato, non sai, niente, un botto però di cose, amore. Stai tranquilla, non tocca le luci che stiamo dando. No, non le tocca. No, amore, così mi spara. Mamma, non si vedeva di nato. Allora, guarda, se cominciamo così mi sparano le luci in faccia e poi non si capisce niente. Non importa, non è che glielo devi fare entrare il video. Allora, questo è lo yogurt della Danone, lo yogurt quello alla greca, super denso, ricco di proteine, con 0% di grassi. Eccolo qua. Questo era alla ciliegia. Mi è piaciuto tantissimo, ma devo moderare l'uso, contenere l'uso dei prodotti con il latte vaccino, perché mi è uscita fuori una leggerissima intolleranza, insomma non è che mi facciano stare proprio benissimo, mi si gonfia la pancia, insomma. Per cui molto molto buono, ma non so se poi lo riacquisterò. Poi c'è lo yogurt intero al limone. Questo è uno yogurt che prendo al Todis ed è la fine del mondo, credo di avervelo già presentato in qualche video. A me non piace perché sono tutti pezzettini. Invece non è vero, questo è cremoso. No, non ma è vero. Ma pezzetti che è cremoso. Non è vero, tu me l'hai fatto la stagione, c'erano i pezzettini. Ma non ce ne sono i pezzettini, i pezzettini della buccia. Vabbè, non ci stanno i pezzetti, non si ricorda. Te ne ho fatto assaggiare un altro con la buccia, non ho questo. È favoloso, buono, sa proprio di limone, veramente buono. Poi, sì, cerchiamo di mettere la fuori. Aspetta! No. Poi, questo qui è l'alternativa allo yogurt di latte vaccino, cioè lo yogurt cremoso alla soia. Cremoso alla soia. Dove lo prende, mamma, questo? Che marca è? Guardalo davanti, che marca è? Lend. Fallo vedere. Questo lo trovo all'Eurospin. E devo dire che questi yogurtini alla soia non sono affatto male. Non mi dispiacciono, nemmeno un po'. Sono due vasetti alla fragola e due vasetti alla mora. Fragola e mora con i pezzi dentro sono squisiti. E c'è l'altra variante, mi sembra pesca e mango, frutto, passion fruit, non mi ricordo. Buono, io preferisco questo. Passione. Poi, gli ultimi yogurt che vi faccio vedere per questa volta sono questi, bontà viva, se non ricordo male, anche questi presi al Todis. Non sono della Lendo questi. No, non sono della Lendo, dovrebbero essere questi, credo del Todis, se non sbaglio. Comunque, questi qui, questi non mi sono piaciuti per niente, perché non sanno di nulla. Sono assortiti, ce ne sono 8 di vasetti, e sono in 4 gusti. Allora, che c'è qua? Pesca, fragola, frutta. Che è mirtilla e mirtilla. Quello c'è pure scritto: due banane, due frutti di bosco, due fragole e due albicocca. No, questi non mi sono piaciuti, non sanno di niente. Mi sembra il questo fa. Poi pesce surgelato. Allora, che usiamo? Fuori di filetto di rasello. Eccoli qua. Questi sono quelli. Luna! Luna! Chiudi la porta, Chicca, così non la sentiamo. Allora, questi sono i cuori di filetto di nasello che prendo al Todis. Sono buonissimi. Ce ne sono, se non sbaglio, 4 rettangolini, diciamo. Sono veramente buoni. Anche semplicemente fatti, bolliti, con olio e limone, a noi piacciono tantissimissimissimo, sia a me che al maritozzo. Tè! Poi, tisane e tè. Allora, questo è buonissimo. Perché l'ho assaggiato? Certo. È della Lipton, il tè alla vaniglia e caramello. Tè, vaniglia e caramello della Lipton è goduriosissimo, buonissimo. Si sentono allo stesso modo sia l'aroma della vaniglia che del caramello. Ottimo. Ed è fatto così. Ed è fatto con le bustine triangolari, molto spiziose. Poi questa è tisana al finocchio, che non ci manca mai. Infusa di semi di finocchio 20 fili. Ok, questi sono quelli che prendo al Todis, se non sbaglio. E vabbè, finocchio, insomma, ne bevo altro. Andiamo avanti. Altro
finocchio, questo... Questo invece è quello che prendo sempre infuso di semi di finocchio, la linea in fiore, se non sbaglio, è quella che prendo da Inz. Al solito, insomma, io dove trovo prendo finocchio. Questo qua invece è il tè preferito di papà, che questo... è quello all'arancia e gingo. Questo me lo sono riportato dal mare. E preso alla Lidl, è quello della linea Lord Nelson, sono le tisane della Lidl. Questo è green tea, tè verde, e arancio e... E ginger, vi dico, buonissimo, vi lascia proprio quella sensazione di pizzicorino, niente male. Il tè aromatizzato all'arancia mi piace moltissimo. Poi, due barattolini. Uno è di mais con le verdure. Mais con le verdure, l'ho messo una volta nell'insalata, una schifezza immonda, no, non si può fare. Non mi ricordo se l'ho preso, di che marca? Al Todis. Faccio vedere. Questo proprio non ci è piaciuto, non mi è piaciuto per niente. E poi ho conservato, giusto per farvela, per mostrarvela, mais dolce. Una confezione di mais dolce, anche questo se non sbaglio dovrebbe essere del Todis. Lo uso a volte nell'insalata, insomma, a volte, soprattutto nell'insalata. Non mi dispiace affatto. Ketchup. No, non è ketchup, questo pomodoro. È il doppio concentrato, fallo vedere, questo è il doppio concentrato di pomodoro, non mi manca mai in cucina, se vede niente avvicina. Tu mi dici di non avvicinare mai? No, dentro, figlia mia. E niente, questo non mi ricordo, ma dove lo prendo, sono buoni tutti. Io lo utilizzo soprattutto quando faccio le minestre e gli danno quel tocco che non sa proprio di pomodoro fresco, ma gli dà quel tocco, quel colore, quella nota in più, diciamo, che gradisco moltissimo in genere in tutte le minestre. Poi, anche nel minestrone un po' ne metto. Lo stracchino. Poi ho conservato questo panetto di stracchino, non per farvi vedere che mangiamo uno stracchino, io sempre in moderatissima quantità, ma perché questo è veramente buono. Questo lo prendo da Inz, è la linea Valtenera ed è prodotto con 100% latte italiano. Questo vi consiglio di provarlo, è buonissimo, insieme a quello del dell'Eurospin, secondo me sono gli stracchini più buoni in assoluto che io abbia mai provato. Adesso voi qua vi sbaglierete, queste sono sottilette, non sono sottilette, sono fettine di formaggio fuso. Sottilette? Sottilette, amore. Dell'Eurospin, queste le utilizziamo perché noi facciamo spesso che cosa? Le piadine. L'ho mangiata a pranzo. Viviana è ghiotta di piadine. Quindi a volte capita, tipo oggi a pranzo abbiamo fatto questo per lei e ha mangiato una bella piadina e utilizzo la sottiletta al posto della mozzarella. Questi. Okay. Poi partiamo con questi. Abbiamo biscotti per il cane. Una confezione di biscottini della nostra cucciola. Della Coop. Questi sono quelli della Coop, li utilizzo a mo' di snack quando la riporto dalle passeggiate. Come premio, diciamo, okay. E questo vabbè, sono quelli da Coop, li alterniamo tra Coop, Toys, sono buoni, quella mangio tutto, gli piacciono tutti. Poi riso, grano, saraceno e miglio. Ho voluto provare Coop. Per fare un'insalata di riso questo prodotto della Coop, il Gran Mix, con appunto riso, grano, saraceno e miglio. Guardate, c'è di meglio, sfiziosino abbastanza, ma non lo so se lo riacquisterei, sinceramente. E poi ci sono... Lo potete cuocere a mo' di riso, insomma. Non mi ha soddisfatto tantissimo. Poi, una cosa che invece ci è piaciuta tanto... Sempre preparato per purè di patate in fiocco. Allora, io il purè lo faccio rigorosamente con le patate fresche, vero amore? L'abbiamo mangiato anche ieri sera, l'avete mangiato. Ma a volte mi capita di andare di corsa, oppure che loro si esce a fa spesa velocemente. Mamma, che ci fai il purè stasera? Magari non ho voglia di stare a spignattare. E ne provo di questi liofilizzati. Allora, questo è veramente buono, non sa di cartone, in genere sanno tutti di cartone. Ma è buonissimo. Questo invece ci è piaciuto proprio tanto, devo dire la verità. E dopo che siamo ghiotti di purè, è perfetto. Poi, questa qua è un mix per le insalate. Ok, questo è un mix che ho trovato, se non sbaglio, o da Todis o da Eurospin, tanto i gigantini sono sempre quelli, lo sapete. Questo è un mix per insalate, praticamente all'interno c'era semi di zucca e semi di girasole. Guardate, mi è piaciuto tantissimo per dare una nota di croccantezza all'insalata che ultimamente mangio spesso a pranzo perché sono in regime dietetico, anche se quest'ultima settimana ho fatto la puzzona, quindi adesso mi devo rimettere in carreggiata, è stata un po' difficile a livello emotivo. Poi, queste sono le grezze. Ok, queste sono quelle che facciamo io e te in genere, le grezze. Le lasagne fresche all'uovo. Queste sono le lasagne fresche all'uovo che prendo, che prendo da Inz.
le ho volute conservare e faccio le lasagne perché sono buonissime. Sono una sfoglia grezza a mo', diciamo, un dupe della sfoglia grezza di Rana, di Giovanni Rana. Guardate, non hanno nulla da invidiare. Ci vengono delle lasagne che sono la fine del mondo. Ve le straconsiglio queste. Un prodotto invece bocciatissimo. No, perché? Come no? Bocciatissimo è questo, adesso spieghiamo anche perché. Sono crackers integrali con... Ah, questi fanno schifo. Di chi sono, amore? I Galbusera. Della Galbusera. Li hanno presi a Questo, Milano. esatto, questo è un residuato bellico ancora di quello, diciamo, dell'incursione che abbiamo fatto allo spaccio della Galbusera quando siamo stati a giugno a E Milano. mi hanno preso E anche le gocciole, però. abbiamo preso tutto di più, abbiamo finito tutto praticamente. E ho detto proviamo anche questi, il prezzo era convenientissimo. Questi sono quelli che hanno, sono i crackers integrali con il riso, quindi non I so se chicchi dalla di riso foto, no, dalla bianchi. foto non c'è nessuna foto. Beh, guardate, una sola pazzesca, non ci sono piaciuti né come consistenza e poi si sono completamente spappolati, no, non ci sono proprio piaciuti. Non Bocciatissimi. è che quelli normali erano meglio, erano anche quelli tutti spappolati, No, però. eppure quegli altri, ma questi in Però non particolare proprio vuoi. non ci sono piaciuti. Questi sono fior di molino. Della linea Fior di Molino che trovo al Todis, abbiamo Ideale per gnocchi e minestrine. una confezione di semolino semplicissima che utilizzo quando faccio la panatura della carne o comunque del pesce, di quello che voglio cuocere. Al posto della farina, utilizzo o del pan grattato, utilizzo il semolino, garantito, provate e poi mi direte che panatura che vi viene. Poi, Terminate? fette e biscotti della Gentilini. Queste sono, che vi devo dire, una droga. Soprattutto per Le papà. facciamo, ecco, facciamole vedere un pochino meglio per chi non le conoscesse. Sono favolose, non hanno l'olio di palma, non hanno schifezze, sono naturali, ma vanno via Li come il mettiamo pane. lì. Lascia stare l'incirca, al contrario, lei ce la posso fare, però non le prendo spessissimo perché mio marito è drogato di queste fette biscottate e non è il caso, insomma. Poi le scacciatelle al mais. Questa è una sfiziosità recentissima, un paio di giorni fa le ho prese all'Eurospin, da Eurospin, e sono questi spuntini. Praticamente sono andata a prendere mio figlio a scuola, ma sono andata una mezz'oretta prima, e attaccato proprio alla sua scuola c'è questo enorme Eurospin, che non è il solito nel quale io mi rifornisco, ma che è anche meglio perché è più grande ed ha più prodotti. E ho trovato questo, care ragazze mie, questa è la droga praticamente. Gli ingredienti sono ottimi perché ci sono solamente farina di mais integrale al 96%, amido di mais, sale marino, olio di mais, estratto di lievito, non c'è altro. Sono praticamente queste mini gallettine. E allora, aspettando mio figlio, cioè avevo una fame, non vi dico, ho cominciato a spiluccare. Beh, me ne sono sparata una confezione intera, non potete vedere quanto sono buone. Se vi capita, prendetele perché sono buonissime. Questi sono buonissimi, sono dei crackers salati. Questi invece ci sono piaciuti tantissimo, sono quelli tre mulini, quindi sono quelli che prendiamo all'Eurospin, e questi non si spaccano. Io li vorrei prendere senza sale in superficie, lei li preferisce col sale, per cui li prendiamo col sale. Molto buoni, Me l'hanno veramente mandati come buoni. merenda a scuola. Oh yeah! Poi, Queste eccole le piadine, eccole! Ehi! Queste Tre sono le mulini. piadine dei tre mulini, sempre quelle che prendiamo da Eurospin, e sono, è proprio la piadina romagnola IGP alla riminese. Eccola qua. Quindi Questa vanno da è rimini. ottima perché gli ingredienti praticamente ha, quella originale ha lo strutto, acqua, grano tenero 00 e sale. Poi ne trovo una versione invece al Todis che è fatta con l'olio extravergine di oliva e che prediligo. Però mi sono trovata da Eurospin e ho preso quella. Poi questi qua sono... Questo è un pane morbido al grano duro. Questo è una sorta di pane bianco che abbiamo preso con olio d'oliva al 3%, quindi non c'è olio di palma, senza crosta, praticamente è una sorta di pane da tramezzino, ecco, diciamo così. Se non sbaglio, questi li ho presi da Inz e ci sono piaciuti tantissimo. Se volete fare dei tramezzini oppure appunto fare bruscare questo pane e spalmarci sopra quello che volete, È sono mio. eccezionali. Poi andiamo, che siamo già a 14 minuti. Oh, mamma Poi, mia. gallette Gallette di mais. Gallette di mais, io le Io. utilizzo a mo' di pane, tesori del forno, queste sono quelle delle Doris. dritte, queste sono quelle che troviamo al Todis, tesori del forno, eccole qua. Sono buone, ma preferisco di gran lunga quelle dell'Eurospin, sono buonissime. Poi abbiamo due pacchetti di tortillas.
Le tortillas, con intanto mio figlio e il maritozzo mangiano io. Anche tu, sì, più che altro loro. Però questi sono aztechi. Questa viene proprio dalla terra di Maya. Questa qua sono quelle naturali. Ci piacciono tanto. E queste qua sono buonissime, sono quelle e messicane. Sono le mexican, cioè quelle che pizzicano, non avete buonissime. Idea. Non avete idea. Sono poi andiamo avanti. Ma non posso andare con il profumo. Ma qua si sente il profumo della paprika. Poi mix di verdure, allora, soprattutto insalate, stando a dieta. Conad. Io ho messo quelle che mi piacciono di più. Conad. Allora, queste sono, questa è l'insalatina delicata. Mamma. Carote, pan di zucchero, riccia, radicchio rosso e spinacina. Ne è uscita un'altra, ma guarda quell'altro la vuoi levare. Eccola qui. Questa mi è piaciuta tantissimo. Una confezione da 220 grammi. Quelle del Conad costano un pochino di più rispetto a quelle che trovo al Todis. Mi sembra questa 1,29€, 1,19€, 39. Poi, altra insalata. No, facciamo prima un po' di insalata. Ok, questa. Questa è deliziosissima. Insalata mista. Questa è l'insalata mista, che non mi ricordo dove ho preso questa. Questa non c'è scritto. Credo da Inz, questa da Inz la trovo. Ca dell'orto, si chiama insalata mista fine. Quindi qui c'è il radicchio, cicoria, cicorino, pan di zucchero, porro e radicchio rosso. Questa è una schiziosità unica, la trovo addirittura in offerta a 59 centesimi a volte. Questa poi è l'insalata con radicchio rosso e valeriana. Valeriana, insomma, questa pure mi piace tantissimo. A Inz. Questa sempre da Inz, non a Inz. Mi piace tanto tanto. Queste no. Poi finite. L'ultima no. Insalata è questa, mammina. E c'è anche questa. No, questa è insalata, queste sono cotte. Poi della Buñuel di Daniele, Francesco, Sante e vabbè, queste qua. Allora, queste sono le insalatine della Buñuel, è sfaticata pure a leggere mia figlia. No. Le insalatine di Daniela Francesco Sant'Ennunzio, d'agricoltura Buñuel, dalle coltivazioni di Battipaglia, Eboli e Montecorvino Pugliano. Allora, praticamente, dal campo alla busta in 24 ore, queste sono quelle insalate che la Buñuel, diciamo, delle quali vi dà la località di provenienza. Cosa dice? Qui vedete, nella zona di Salerno questa è stata prodotta. Insomma, incentiviamo un pochino l'economia aziendale italiana, l'economia agricola. Questa nello specifico, dunque, era, adesso vi dico, lattughino verde, rucola, songino, valerianella, appunto. Eccola qui. Questa l'ho gradita tantissimo, l'ho presa solo perché era in promozione, perché altrimenti questa poi è un pochino queste di sono le erbette del poi campo. Ho provato, diciamo, quando sono in emergenza, compro delle verdurette surgelate da fare al volo. Niente da vedere, sto parlando, niente a che vedere con quelle, tu mi fai così e mi sto parlando, niente a che vedere con quelle fresche. Queste nello specifico sono state un vero flop, assolutamente bocciate, e sono un misto di spinaci, cicoria e bieta. Erbette del campo, queste le ho prese al Todis, guardate, sono bocciatissime, non mi sono piaciute per niente, assolutamente, sono legnose, dure, assolutamente no, non mi sono piaciute. Spinaci surgelati. Questi, quando non trovo quelli in busta freschi, prendo questi surgelati per fare 100.000 preparazioni. E queste non mi ricordo, amore, dove le ho prese. Scritto questo. Sì, questo dovrebbe essere sempre preso da Inz. E poi? Poi, misto funghi scelti e congelati. Misto funghi, loro vanno pazzi per le fettuccine ai funghi porcini. Poi i funghi porcini non ce li possiamo permettere, per cui ci prendiamo questo mix di funghi, questi presi al Todis. Fai vedere che è del Todis. E buoni, veramente straconsigliati. E con quella confezione lì che è da... Ma quant'è quella confezione, amore? Che quantità è? Da 300 grammi. Da 300 grammi ci fate tranquillamente delle fettuccine per 4 persone. Allora, fermi. E poi? Queste sono buonissime. Sono buonissime, sì. Patatine fritte! Queste sono delle patate pre-fritte, però non mi ricordo dove le abbiamo prese queste. Todis. Bontà dell'Otto e il Todis, sì. Bontà dell'Otto e il Todis. Anche questo ogni tanto gliele concede, ragazzi, come sfizio, perché se lo meritano. A volte no e a volte sì. A me tanto. Ogni tanto qualcosina di fritto ci può pure stare, insomma. Poi abbiamo terminato una confezione di questo integratore multivitaminico. Aspetta, facciamo così, se no non si vedono. Vado. Multivitaminico della linea VitaWell. Questa è quella che trovo all'Inz, da Inz. Gliela sto dando ai ragazzi in questo periodo di scuola, di intensa attività sportiva, di scuola, eccetera, eccetera. Queste sono quelle effervescenti senza zucchero, con edulcoranti, ed è praticamente un complesso di vitamine.
eccolo qui, ve lo lascio vedere, ma Vivi, stai ferma, amore. No, non si legge. Sono un complesso di vitamine C, tutte le vitamine B e vitamina E, insomma, sono buone, insomma, gli do un aiutino, diciamo. Poi, sempre per aiutarli, sti figli benedetti, papà, se usciranno dei geni con tutte queste vitamine, che modo di tossire, maleducata? Di scappare. Non si scappa di tossire così. Guardate se la devo cazzia pure oggi. Allora, mamma, è una parolaccia! Ho detto una parola. No, non è una parolaccia. Sì. Ci può stare in questo contesto? No. Forza, poi. Questo. Pappa reale. Pappa reale. Se fai così, Ah, il contrario. Sei tu che non lo fai con me. Vabbè, non ho parole. Va bene, andiamo avanti. Ma quasi giù il miele. Pappa reale, Viviana, pappa reale miele, questa è sempre la linea vita. Guarda, se vi capita di andare in Ex, non è niente, mamma, dopo vogliamo. Provate questi, i prodotti di questa linea, non sono per niente male, ne ho presi diversi e mi sto trovando benissimo. Pappa reale fresca e miele. Poi, veloce tesoro mio. Mamma, non ho trovato lo zucchero, ti faccio in ansia, ho trovato lo zucchero di canna, quello vero. Non quello che si compra abitualmente, che sembra zucchero bianco sporco. Questo è proprio quello scuro, quello profumoso. Ecco cos'è! Della linea Eco Solidale della Coop. È favoloso, non lo mollo più questo. Mi è piaciuto tantissimo ed è proprio quello vero, vero. Non si passa davanti, si ma gira, devo prenderle! Si trascina. Ed è proprio della sana educazione di questi figli. Allora, come le date? Certo, forse non te ne ho date troppe. Andiamo, va. Allora, amore, deve essere veloce. Forza. Allora, video? Sì, video. Ketchup? Hot. Questo è del? Del Toris. Allora, qui ci piace molto il... mi verrà il mal di mare in questo video come al solito. Scusate, ma questo è il video condanna di ogni mese che devo fare. Questo è l'hot ketchup, perché qua ci piace tutto pizzicoso. Piccante! E mio figlio e mio marito preferiscono questo, per cui hot ketchup, buono, non è la prima volta che lo prendo. Guarda che si siepano quando cadono, si sporca tutto. E poi mio marito è un cultore della senape, se la mette dappertutto, sta senape, smettila che può uscire liquido. Gli piace tantissimo e niente, insomma, questa è quella che prendiamo, mi sembra al Todis anche questa, vero Ricca? No? No, mi sembra che è quella del Todis, però comunque, insomma, c'è senape. E poi un'altra cosa che piace moltissimo al maritozzo è il tabasco. A quello gli piace tutto, quello che pizzica. Il tabasco, questo è preso al Todis. Hanno tutta una linea di cose messicane e lui va pazzo questo tabasco. Poi, per quanto riguarda invece il condimento del latte mattutino, abbiamo terminato. Un altro? L'orzo solubile. Devi muovere piano, amore, che fai? Di testa, se no. Allora, questo è l'orzo solubile, Don Jerez. Questo è quello che prendiamo ad Eurospin, ma io dove capita. Sempre così, cosa. E niente, lo mettiamo nel latte al posto del cacao e del cioccolato. Che però utilizziamo sempre, qui abbiamo questo, quello che non lo muovere così. Mamma, me lo riprendi, che prendiamo, è troppo buono. Già preso, questo è quello che prendiamo da Inz, la marca Pascià, il dupe del buonissimo. E questo è quello invece che troviamo al Todis, il cioccolato da mettere, insomma, latte, sì. Un'alternativa. Tutto ciò che riguarda latte di riso, latte di soia, non ho messo nulla tranne queste due cose perché sono sempre le stesse cose che utilizzo. Questa qua è... Vai. Latte di soia al gusto di vaniglia. Questa è la linea Sunny Nature, che è molto molto gradevole e buona, e questo è l'unico tipo di latte di soia che riesco a mandare giù, ed è quello aromatizzato alla vaniglia, buonissimo. Poi, questo mese ho voluto provare anche, lo conoscevo, ho voluto provare latte alla mandorla. Il latte di mandorla, che io... Se potessi ci camperei il latte di mandorla, questo preso al Todis mi sembra, sì al Todis, niente male ragazze e ragazzi, niente male, però me lo concedo raramente perché ovviamente mi fa ingrassare, poi adesso questo regime dietetico mi questi sono miei, perché uno, non li riprendi? Sì, uno per tutti, succhi di frutta, pesca. In questo periodo loro bevono qualche succo di frutta e questa è la pesca, preso al Todis, ma alterniamo pera, pesca e cocca. Poi ci sono ancora due rimanenze estive, di fine estate, diciamo, pensate da quant'è che non lo facciamo sto video. E allora, due succhi, ne avevo tantissimi altri da mostrare, ma abbiamo buttato tutto, però questo l'ho tenuto perché mi è piaciuto tantissimo. Questi due? È della Santal. E sono all'ananas e al lime, il limone verde. Ananas e lime, buonissimo.
tantissimo, questo mi è piaciuto tantissimo in questa estate torrida, veramente, veramente, veramente buono, super consigliato. E poi, amore, non devi fare questo lavoro, te l'ho già detto, alla pesca. Questo è il tè alla pesca senza zucchero, che prendo, lo trovo al Todis e lo prendo per il maritozzo. Sì. Sì, è del Todis, amore. Lo prendo per il maritozzo perché essendo diabetico non ho più tè con lo zucchero, ma ovviamente se lo fanno fuori pure i miei figli. Allora, adesso... Velocissima. Mamma! Un po' di schifezze dolci, abbiamo terminato. Allora, metti qui. No, prima questi. Allora, ho conservato solo i coperchi perché altrimenti altro che spazio in cucina, tranne questo che non sapevo come fare per mostrarvelo altrimenti, dei gelati, di una parte dei gelati che abbiamo consumato quest'estate e che abbiamo gradito o non gradito, adesso vi dirò. Allora, questo nello specifico è un barattolo da 650 grammi della linea della ditta Primavera, gelateria artigianale, gusto caffè e panna cotta. Non posso farvi vedere altro perché altro non c'è. Praticamente questo è un variegato al caramello e questo sono dei barattolini che si trovano al Todis e l'ho gradito tantissimo, mi è piaciuto, vi dico mi è piaciuto perché me lo sono sfondato tutto quanto io. Sono molto convenienti nel prezzo e molto buoni questi barattolini. Poi aspetta, quella della panna dopo. Sì, ma veloce mamma però. E no, è quasi tutto panna perché lo mangia Riccardo. No. Dai, allora. Yogurt ai frutti di bosco. Gelato ai frutti di bosco del marchio Todis, cioè avevi un capello che volava. Questi sono le confezioni da mezzo chilo, chicca? 50 grammi. Come 500 grammi. Ah, 5, abbiamo appena fatto equivalenze, no? 500 grammi, ottimo, buonissimo. Frutti di bosco, il gelato ai frutti di bosco mi piace tantissimo. Poi sfondato tutto. Questo qua della Gonad dei frutti di bosco. E è buonissimo anche questo. Solo questo Gonad, è perché a me quello piace. E poi Riccardo adora letteralmente il gelato alla panna. Aspetta, e quindi l'ho accontentato. Allora, questo è quello che ci è piaciuto meno di tutti ed è Pasha. Quello Pasha, è la linea che si trova da Inz. No, non sa assolutamente di nulla. Poi, questi due qua. Questi sono buonissimi, fammi vedere uno solo, anche la stessa cosa. Questo è il gelato alla panna del Conad, questo invece è veramente buono, molto molto buono. L'ultima è questo qua, ultimo, della Loving. La Loving è la linea che troviamo al Todis, sempre alla panna, anche questo niente affatto male. È uscito un altro caso. Io sono tutto buono. Poi, sempre del Todis, che sono questi? Gelato alla panna, sempre. I dupe dei cornetti Algida, e sono buonissimi, non hanno proprio nulla da invidiare agli originali, sì, è vero. Buonissimi. Poi, serie dolciose. Solo che mi fanno venire freddo qualcosa. Adesso sì, adesso sì. Allora. E Galbusera. I famosissimi biscotti turco. Questa pure è una rimanenza dei biscotti che mi aveva mandato Silvietta, la mia Silvietta. E fammi salutare Silvietta. Wow, un bacione Silvietta. I turco buonissimi, non avranno un inci perfetto ragazze, ma questi biscotti sono una droga e non li trovo qui. Devo provare a vedere l'S lunga, ma non ce l'ho proprio. Sembra più una pazza. Oh, questa è la vita. Questi qua invece che cosa sono? Lo choc. Amore, come ti sono? Vedi la vomità sto video? Ma che peridi? Non questo fa sto lavoro. È un'imitazione, perché questi non sono i veri. Un'imitazione, fagli vedere però. Dai, Vivia, che pizza. Oh, ma... video, non ce la faccio più. 28 minuti, questo non lo posso caricare. È troppo lungo, se non ti sbrighi è troppo lungo, non lo posso caricare. Allora, questi sono quelli che utilizzo, diciamo i dupe degli Oro Choc, che utilizzo per la merenda di Viviana. Viviana a scuola fa due merende, quindi gliene mando una salata e una dolce. E questi, quando non ho ciambelloni pronti, eccetera, 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 andiamo di questi e va benissimo. Snack che gli dà un po' di energia, come se gli mangiasse. Ma non me l'hai detto che c'erano questi? Le pure mangiate. Questa della linea Vita Well, dell'Inz, ho preso queste barrette muesli con cioccolato al latte. Ottime, ottime, ottime come snack, come spuntino, ma adesso sono un lontano sogno, care ragazze. No. Questi sono, questo da sta in mezzo ai gelati, sono una merita schifezza. E non sono i detersivi, sappiamo di niente. No, a quello al limone, cioè sapevo tipo di detersivo dei piatti. Dice, mamma, questo sarà il detersivo dei piatti. A che fa? Fagli vedere, però, non hanno ancora visto nulla loro. Questi sono i ghiaccioli della linea che troviamo da Inz. Vedi che bella corona dei ghiaccioli. Cliccate su di lei per vedere il suo canale. Non ci sono piaciuti per niente. Cliccate su di lei per vedere il suo canale. Mi fa pure la pubblicità, mia figlia, da sponsor. Ciu ciu. Poi, pavesini.
pavesini originali, tiramisù a gogo, lo sapete, insomma, questi sono gli inimitabili, via. In genere per cliccate su di me se volete vedere il mio Instagram. Certo, pure Instagram. Ce l'ho. Sì, ma non fai, non puoi far accedere le persone perché c'hai la cosa. Sì, vabbè, Silvia Cristello. Ah, cioè Silvia Cristello, sì, tutto il resto è un contenuto. Abbiate pazienza. Choco e caramel. Allora, ho voluto provare, mi sembra preso da Inza, anche questo forse alla Lidl, non mi ricordo. No, 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 questo alla l'abbiamo Lidl. Preso alla Lidl. A Calmari abbiamo preso. No, questi abbiamo preso al viaggio di ritorno che ci siamo fermati alla Lidl, ti ricordi? Vieni, vieni. E cosa ho detto io? Al mare, mi hai detto. Al mare, alla Lidl del mare. Dammelo. L'abbiamo, l'abbiamo mangiati mentre stavamo viaggiando. Choco e caramel, sono gli up dei Mars, questi qui. E no. Ma proprio non ci siamo, stucchevoli da morire più del Mars, non ci sono piaciuti. Poi, uno per tutti, sono sempre i soliti cereali, quelli che prendo, questi li prendo, sono tesori del forno, la linea del Todis, e sono quelli che preferisce di più mio figlio, insieme alle palline, quelle, no, agli anellini, quelli con il miele. E per finire, dolcis in fondo, stessa tipologia, stessi yup degli Oro Shock, questi presi da... Che linea è? Dolciani. E quindi da... Eurospin. Non gli sono piaciuti, ha detto che sono più buoni quelli del Todis e quelli dell'Inz. Sono buoni invece. Ma ha detto non ti hanno piaciuti. Ma sì, ma chi te l'ha detto? Riccardo, a me sono piaciuti un sacco. Ma ha detto questi mi sono piaciuti di meno. Ma no! La figlia dei figli, vabbè, te lasciamo 31 minuti, te l'avrà, basta. Te l'avrà detto Riccardo, io non te l'ho mai detto che fanno schifo questi. Ah no? Eh vabbè, allora c'ho pure le travergole adesso. Vabbè, comunque non li prenderò più, prendo quegli altri. Hey! Ma la smetti? Sono pazza come la madre. Vabbè, tagliamo e finita. Basta. Vi salutiamo. Scusateci per la lunghezza del video. Scusateci per la briosità eccessiva della bambina. Questo è quando sta male. E vieni da quest'altra parte, se no ti c'hai, sei sparaflesciata in faccia. Sì. Quando sta bene, figuratevi che cosa può combinare. Noi vi salutiamo, vi rimandiamo alla visione di questo prossimo video, se qualora vorrete, ma sarete sempre in meno perché dura 6 ore e mezzo, e vi mandiamo il nostro bacio super extra mega galattico. Mua! Chicca, saluta amore. Niente, è svenuta, si è spenta, ha scaricato le Duracell. Ciao a tutti. Le Duracell.